25 anni dall'uccisione del sindacalista Domenico Geraci, la UIL ricorda il sindacalista che aveva denunciato e combattuto i boss di Cosa Nostra nel territorio di Caccamo. Confiscati beni del valore di oltre 5.500 milioni di euro a un presunto componente della criminalità organizzata ennese. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Agriforum, puntare sulla sostenibilità dei prodotti siciliani per far crescere le aziende e conquistare nuove fette di mercato. Calcio, Serie B, ancora un pareggio per il Palermo di Corini, in Serie C sorride ancora il Catania, nuovo KO per il Messina. La nona giornata di campionato di Serie A1 di pallanuoto è stata favorevole per il Telimar e per Catania, Ortigia non va oltre il pareggio. Benvenuti alla seconda edizione del TG Media News di lunedì 27 novembre. Abbiamo sentito i titoli, iniziamo con la cronaca. A 25 anni dall'uccisione di Domenico Geraci, la UIL ricorda il sindacalista che aveva denunciato e combattuto i boss di Cosa Nostra nel territorio di Caccamo, in provincia di Palermo. Venne ucciso a fucilate davanti casa sotto gli occhi del figlio Giuseppe. Stamattina a Palermo il ricordo alla presenza del segretario nazionale UIL Pierpaolo Bombardieri. Sentiamo. Sono passati 25 anni dall'uccisione di Mico che con il suo coraggio ha perso la vita. Noi questo convegno l'abbiamo pensato non solo per ricordarlo, ma per dire quanto è importante il lavoro legale, la legalità dentro il lavoro. Ecco, forse a volte si sottovaluta appunto la figura del sindacalista che è esposto in prima linea. Esatto, noi ci ritroviamo a fare il primo front office con i cittadini, con gli assistiti, e lo facciamo in un territorio che spesso e volentieri non è contento e che magari spieghiamo alla gente che ci sono possibilità di lavorare, di pretendere il lavoro vero, il lavoro retribuito e soprattutto sicuro. Non si può accettare che si continui a lavorare con cantieri che procedono con un appalto al massimo ribasso. Chiediamo che il lavoratore, oltre a essere retribuito, lavori in maniera sicura. Molte cose sono cambiate, sono stati compiuti per alcuni versi dei grandi passi, anche il Ministero degli Interni ad esempio ha riconosciuto nel 2006 mio padre vittima innocente di mafia, però per altri versi insomma i passi sono ancora piccoli, nel senso che comunque il processo dopo le dichiarazioni di Giuffrè, sono state dichiarazioni importanti e anche dettagliate, ancora un processo non ce l'abbiamo. Ecco, lei quando 25 anni fa, vivendo a casa con suo padre, viveva in un clima, lo vedeva preoccupato, era un momento difficile da uomo. Lui cercava di garantire una certa serenità in famiglia, però non sempre ci riusciva e nell'ultimo periodo effettivamente era particolarmente preoccupato, ansioso di sapere dove era andato quando uscivo, si vedeva insomma che c'era qualcosa che non lo faceva stare particolarmente sereno. E oggi è l'occasione intanto per ricordare Mico Geraci, che è uno di noi che nel difendere la legalità ha perso la vita. È l'occasione per riproporre una serie di temi che riguardano il lavoro, la sicurezza sul lavoro, il lavoro in nero, chi evade i contributi. C'è ancora in questo paese una illegalità diffusa che per noi deve diventare una questione culturale ed è uno dei temi sui quali noi sfidiamo il governo ad agire in modo più deciso. Troppi pochi interventi, scarsa decisione su morti sul lavoro, sulla sicurezza e scarso disponibilità a combattere l'evasione contributiva e il lavoro in nero. Abbiamo pochi ispettori, poche ispezioni. Oggi è l'occasione per ricordare tutto questo. E cambiamo decisamente argomento. Confiscati beni del valore di 5.500 milioni di euro a un presunto esponente della criminalità organizzata ennese. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Confiscato un patrimonio del valore di oltre 5 milioni e mezzo di euro illecitamente accumulato a Gabriele Giacomo Stanzù, presunto esponente della criminalità organizzata ennese ed in contatto con il clan genese degli Emanuello.
Ad eseguire il provvedimento emesso alla sezione prevenzione del Tribunale di Enna, la Guardia di Finanza di Caltanissetta. Le indagini patrimoniali eseguite hanno permesso di riscontrare l'incapienza dei redditi dichiarati o percepiti dal nucleo familiare di Stanzù a far fronte agli impegni economici assunti, dimostrando un tenore di vita decisamente elevato e incongruo rispetto alle possibilità reddituali derivanti da fonti di lecita provenienza. All'esito degli approfondimenti patrimoniali, già nel luglio del 2017 erano stati acquisiti elementi idonei per consentire alla DD Anissena di ottenere dal Tribunale il sequestro dei beni oggetto della confisca di oggi. Acquisiti dunque al patrimonio dello Stato, un'azienda agricola nel territorio ennese, 55 immobili ad Enna e Piazza Armerina e 3 autoveicoli. In ultimo, nel mese di maggio del 2022, lo stesso Gabriele Giacomo Stanzù, nell'ambito dell'operazione Terzo Tempo, eseguita al GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta, è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di furto ed estorsione, al culmine di un'indagine che avrebbe consentito di accertare interferenze nella gestione dei beni aziendali di Stanzù già sottoposti al Tribunale di Enna a confisca di prevenzione di primo grado. Parliamo adesso del centro educativo al centro del quartiere Borgo Vecchio di Palermo, che ha riscontrato numerose difficoltà per l'apertura ufficiale a causa di mancanze da parte delle istituzioni. Sentiamo. A 2 passi dal salotto di Palermo c'è un piccolo centro in via Archimede 69 che vorrebbe donare un futuro ai residenti del quartiere Borgo Vecchio, uno dei tanti che vive all'ombra della zona più elegante della città. Qui vivono giovani mamme, donne e bambini che vorrebbero usufruire di più spazi educativi e sociali. Grazie all'impegno di operatori ed educatori, ma anche di residenti, il centro vorrebbe ufficializzare l'apertura, ma non può farlo per mancanza di luce e altre utenze e soprattutto di attenzione da parte delle istituzioni, che dovrebbero invece dare priorità a queste realtà più fragili, ma spesso più importanti. Siamo stati 2 anni chiusi perché abbandonati dalle istituzioni, non abbiamo avuto un posto perché non ci sono degli spazi adibiti a progetti educativi a Borgo Vecchio, per cui lo stiamo pagando, e abbiamo avuto parecchie in realtà frizioni da tutti i lati, motivo per cui più di 6 mesi di ritardo nell'apertura, per tutta una serie di questioni legate ad Enel ed AMAP, più tutta una serie di forniture di cui abbiamo bisogno. Abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding, quindi di raccolta fondi, che è andata così, perché purtroppo quando si parla di sociale non si capisce ancora nel 2023 di cosa si stia parlando. Questo progetto ha l'intenzione di essere un punto focale di un quartiere dove non c'è nulla, dove le mamme qui sono soltanto mamme e mogli di questo quartiere, dove i ragazzi non hanno degli spazi per giocare, e noi offriamo soltanto non solo un supporto a contrasto povertà educativa, ma anche varie attività quali sportive, di teatro, di danza, uno sportello di consulto psicologico, tutta una serie di servizi, visto che l'etica del servizio a Palermo è in questi contesti è quasi del tutto assente, a supporto di un quartiere alle spalle di Via Libertà che è completamente abbandonato. Quello che abbiamo bisogno è di uno spazio pubblico, avremmo bisogno, perché qua paghiamo ogni mese e questi soldi andrebbero ai ragazzi invece di pagare il centro. Quelle che non abbiamo avuto ancora a Borgo Vecchio, essendo di solito di Borgo Vecchio, mi sento indignata di non avere uno spazio pubblico nel mio quartiere. Quello che chiedo è di avere spazi per i ragazzi e a fare aggiustare il campetto del capannone che ci vuole aggiustarlo. Questo, i ragazzi hanno bisogno di sociale, di politica e del comune, di avere spazio e aggiustare il campo che c'è a capannone. Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia per salvare alcuni escursionisti bloccati nella zona Montenero Piano Provenzana dell'Etna. Ricerca e soccorso per 2 escursionisti in difficoltà nella zona sovrastante gli impianti turistici di Piano Provenzana sul versante nord dell'Etna a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato le aree sommitali e medio sommitali del vulcano. Le squadre di intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano insieme ai militari della Guardia di Finanza hanno individuato la zona impervia nella quale i 2 giovani erano rimasti bloccati grazie alle indicazioni fornite
fornite dal compagno di escursione dei due, che nel frattempo era riuscito a rientrare verso il piazzale di Piano Provenzana e a dare l'allarme. I due ragazzi di 22 e 23 anni, originari del comune di Paternò, raggiunti dai soccorritori nella zona di Montenero a circa 2000 metri sul livello del mare, mentre imperversava una forte nevicata, sono stati ritrovati coscienti, ma in estrema difficoltà a causa di un importante principio di ipotermia che in particolare ad uno dei due non permetteva di muoversi dal punto dove si erano separati dal terzo escursionista sceso a valle per chiamare i soccorsi. I giovani sono stati trasportati dal luogo dove erano rimasti bloccati fino allo sterrato che da Montenero conduce alle zone sottostanti e successivamente a bordo dei mezzi fuoristrada di soccorso fino al piazzale di Piano Provenzana, ad essere affidati al personale sanitario del 118 per le opportune valutazioni del loro stato complessivo di salute, per il quale è stato necessaria l'ospedalizzazione presso il pronto soccorso di Giarre. Avventurarsi sull'Etna in questo momento con repentini cambi di temperatura che precipita nell'arco della giornata, possibilità di forti venti e bufere di neve con formazione di lastroni di ghiaccio, è estremamente pericoloso per la sicurezza degli escursionisti e dei soccorritori che intervengono nelle situazioni di emergenza. Si raccomanda a tutti quindi la prudenza. Confimprese Sicilia, negli ultimi 10 anni 4.000 aziende ambulanti in meno. Giovanni Felice, presidente Confimprese Palermo, dichiara: occorrono profonde modifiche gestionali, strutturali e organizzative. Sentiamo. Sono circa 4.000 le aziende ambulanti sparite negli ultimi 10 anni in Sicilia, di cui 939 negli ultimi 15 mesi, più di 2 aziende al giorno. Le aziende ambulanti siciliane nel 2014 erano 21.356. Non è migliore la situazione di Palermo, che passa dalle 6.810 del 2014 alle 5.155 del marzo 2023. In tutta l'isola, dopo aver raggiunto il picco nel 2016, si è registrata una contrazione costante negli anni, sino al 2019, delle aziende ambulanti. Il trend si è stabilizzato nel triennio 2019-2021 a circa 18.700 aziende, per poi crollare nel 2022 a 17.701 attività. I dati elaborati da Confimprese sono tratti dall'Osservatorio del Commercio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, mentre il dato riferito a marzo 2023 è di Unioncamere. Trattandosi di attività dichiarata alla Camera di Commercio, il rallentamento delle chiusure intorno al 2020 può essere stato determinato dalle procedure di rinnovo delle autorizzazioni che, prevedendo l'iscrizione alla Camera di Commercio, ha favorito la riemersione di aziende che erano in attività ma non più iscritte. Nella provincia di Palermo si è confermato l'andamento regionale, con una flessione di circa 1.700 aziende rispetto al 2014. Solo nell'ultimo anno, per i rinnovi delle autorizzazioni, si è registrata una crescita di circa 300 unità. Riteniamo che per ribaltare l'andamento negativo della situazione del commercio su aree pubbliche, ha dichiarato il presidente di Confimprese Palermo e coordinatore regionale di Confimprese Sicilia, Giovanni Felice, sia necessario agire su una modifica radicale della concezione di mercato. Occorre lavorare sui siti dove si svolgono e sull'organizzazione degli orari, fermo restando il ruolo di commercio di vicinato che i mercati svolgono nelle periferie e nei piccoli comuni. Continua il presidente di Confimprese Palermo: è necessario individuare aree idonee, che possono essere anche le piazze principali, dotate dei servizi di vigilanza e di sostegno al mercato e ai consumatori, mentre nelle città capoluogo e nei grandi centri abitati bisogna lavorare sull'ipotesi di realizzare mercati in sede fissa che possano operare anche di domenica e di sera. Donne Ribelli Insieme, per l'evento che si è svolto a Catania, organizzato da Salvo Filetti, dal titolo Generazione Ribelle, Voci Unite contro la Violenza. Voci Unite contro la Violenza, un evento organizzato dall'air designer e direttore artistico Salvo Filetti del gruppo Compagnia della Bellezza, con la regista Viviana Santanello e il centro antiviolenza Tamaia Onulus, che in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ha riunito donne ribelli che lavorano ogni giorno, ognuna nel proprio ambito, anche per sostenere le donne e i loro diritti. Condividendo questo
evento perché è la giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e volevamo portare il nostro contributo come centro antiviolenza della città, che ogni giorno incontra decine di donne, centinaia appunto ogni anno, e quindi abbiamo voluto condividere un evento che vuole parlare alle donne ribelli che si ribellano appunto al patriarcato, alla violenza e ogni forma di discriminazione e sopraffazione che le donne ancora oggi subiscono. Tra l'altro Tamai e Compagnia della Bellezza cominciano oggi appunto una partnership con cui Salvo Filetti e Compagnia della Bellezza sosterranno le attività del centro antiviolenza con l'acquisto delle bag per donne ribelli. Concentrarci proprio sul fatto che il grande nemico è la subcultura che autorizza il più forte a sovrastare il più debole. Quindi andiamo oltre maschilismo e femminismo. Qua siamo, come diceva il maestro Battiato, diventati come gli insetti. Rispondiamo ai bisogni proprio più primordiali, cibo, sonno, eccetera, eccetera. Invece dovremmo tornare a guardare alla cultura, a qualcosa che nutra il nostro animo e spiritualmente, perché altrimenti non mi corrispondi, ti cancello con un click. Nuovamente in studio continuiamo con la cronaca, a puntare sulla sostenibilità dei prodotti siciliani per far crescere le aziende e conquistare nuove fette di mercato. Di questo e altro si è discusso in un convegno che si è svolto a Taormina. Nei giorni scorsi si è tenuto a Taormina, nel Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, un convegno dal tema «La comunicazione di sostenibilità e il mercato, prospettive e opportunità per le aziende di trasformazione del comparto agroalimentare». Il convegno è stato promosso da AgriForum e rientra tra le iniziative di Taormina Food Expo, evento sull'agroalimentare siciliano d'eccellenza organizzato dalla CNA Sicilia. Il confronto è stato un confronto su tematiche che sono sempre più importanti e ha visto al centro AgriForum, che ho l'onore di presiedere e che è un'associazione che raccoglie molte professioni che vogliono intenta svolgere attività di compliance in favore delle imprese del settore agroalimentare e ambientale. Si è conclusa la 43esima edizione della manifestazione internazionale di cinema sportivo Paladino d'Oro Sport Film Festival presso il Teatro Pirandello di Agrigento. Tanti gli attori, registi e produttori premiati con la storica statuetta, tra cui gli italiani Mellaro, Mandolesi e De Boni. Si è conclusa la 43esima edizione del Paladino d'Oro Sport Film Festival, la kermesse che per la prima volta dopo 42 anni si è svolta ad Agrigento, già designata Capitale della Cultura 2025 e che per questa occasione è divenuta anche Capitale Mondiale del Cinema Sportivo. Durante le due serate di gala presso il Teatro Luigi Pirandello, presentate le nomination e consegnati gli ambiti paladini ai tanti registi, attori e produttori provenienti da circa 30 paesi del mondo. Tra i tanti registi premiati, anche l'italianissimo Mario Maellaro, per la miglior regia con il suo film Un anno straordinario, docufilm curato da Jacopo Volpi, che racconta la memorabile impresa della nazionale maschile, capace di vincere nel 2021 i campionati europei e nel 2022 laurearsi campione del mondo, e la cavalcata delle azzurre di Davide Mazzanti, agli europei vinti in finale contro la Serbia, fino al primo posto nella VNL e al bronzo iridato nel 2022. Italia protagonista ancora con Alberto Tomba, Vincere in salita, per la regia di Tommaso De Boni, che si accaparra il premio come miglior documentario. E Sogno Azzurro, La strada per Wembley, di Emanuele Mandolesi, documentario sulla nazionale italiana e sulla sua vittoria agli Europei 2020, che vince il premio Miglior Football Film. All'Inghilterra il premio Miglior Feature Film per Jay Wiseman con Williams & Mansell Red 5, il lungometraggio documentario sulla carriera del pilota automobilistico Nigel Mansell e del team Williams e della loro lotta per vincere il campionato mondiale piloti di Formula 1 contro alcuni dei più grandi piloti di tutti i tempi. A conquistare il Paladino d'Oro per il miglior film Lev Yashin, The Dream Goalkeeper, per la regia di Vasily Chinjiski, il racconto del leggendario portiere russo denominato Black Spider per la sua flessibilità, i movimenti fulminei e per via dell'uniforme scura che era solito indossare.
Il suo trionfo arrivò negli anni 50 e 60, quando la squadra dell'URSS, grazie soprattutto alle sue brillanti prestazioni, vinse i trofei più importanti del calcio, nonché unico vincitore del Pallone d'Oro come portiere. Anche quest'anno si conferma il successo della manifestazione, dedicata all'imprenditore e organizzatore di questa edizione, Alberto Re, scomparso prematuramente, con tanti riconoscimenti per ospiti illustri dal mondo dello sport e del cinema, sempre nell'ottica della promozione di Agrigento nel panorama culturale internazionale. Un nuovo appuntamento internazionale per la Galleria Agorà di Palermo con i lavori di uno degli artisti più rappresentativi del panorama dell'arte contemporanea della sua nazione. Sarà possibile visitare fino al 27 gennaio la mostra Equilibri dell'artista cipriota Vasilis Vassiliades. Apriamo l'attenzione sull'artista e sulla sua isola, Cipro, perché è molto vicina alla Sicilia, in realtà è come tutte le isole, ha le stesse caratteristiche, però siamo un po' distanti perché non è conosciuta, non è frequentata, non ci sono scambi tra questi due stati, cioè, e allora con la sua presenza vuole essere un'apertura, tant'è che c'è stata segnalata la sua bravura dal console onorario di Palermo dello Stato di Cipro e noi abbiamo accolto l'invito e abbiamo voluto Vasilis qua con noi e lo terremo in mostra fino al 27 gennaio in modo che tutti potranno avere l'opportunità di vedere queste opere che sono sicuramente mediterranee, soprattutto questa che abbiamo alle spalle nei colori, nella barca, no? Perché la barca è tipica delle isole, cioè un isolano la barca la sente come l'automobile a Londra, ecco, no? Con l'equilibrio è un elemento che è sempre presente nella mia ricerca artistica. Qualsiasi cosa che io faccio, dentro di sé, dentro il suo nucleo, c'è questo elemento dell'equilibrio. La cosa che mi colpisce di più è che dentro ogni equilibrio c'è un paradosso, sempre. Cioè, da fuori consideriamo un equilibrio come una mancanza di movimento, invece dentro, proprio per riuscire a ottenere questo equilibrio, c'è un continuo movimento. E questo lo sanno bene i ciclisti, quelli che tirano con l'arco, con il fucile. Per mantenere l'equilibrio bisogna muoversi sempre. L'Eco Art Gallery opera da circa 20 anni a livello internazionale cercando di consolidare e rilanciare quella che è la radice della cultura classica che poi ha dato vita a tutto quello che noi chiamiamo civiltà. Una delle mostre che è stata costruita è stata una mostra itinerante che da Milano, Siracusa, Atene, Nicosia ha appunto teso questo filo, fil rouge tra la Sicilia e Cipro e ha consolidato questo circuito culturale che ha questa bellissima fiore all'occhiello che è la mostra di Vasilis Vasiliades. Ci fa piacere ospitare in galleria un artista che realmente con la sua mostra porta avanti con la sua arte gli ideali di bellezza, di tolleranza e di rispetto, quelli che sono gli ideali che noi portiamo avanti e per questo ci operiamo a fare delle mostre, delle manifestazioni. E parliamo di sport, calcio, Serie B, ancora un pareggio per il Palermo di Corini che passa in vantaggio, ma sciupa tutto sul campo della Ternana. In Serie C sorride ancora il Catania e nuovo KO per il Messina. Vediamo di che si tratta. La settimana del Palermo inizia senza la tanto attesa svolta. I rosanero segnano con Lucioni, ma non sono capaci di mantenere il vantaggio contro la Ternana. La sosta per gli impegni delle nazionali non porta grandi novità per i rosanero di Corini, che contro la squadra di Breda pareggiano per 1-1 e proseguono il proprio cammino sulla scia dell'ultimo mese. Nonostante le assenze, troppo poco quanto raccolto sul campo di una delle ultime in graduatoria, con la tifoseria rosanero accorsa a
Quaterni, quasi 800 i supporter in viaggio, che alla fine ha riservato sonori fischi alla squadra. Al termine del match, che ha visto il Palermo andare avanti nel primo tempo con Lucioni e la Ternana pareggiare con Casasola nella ripresa, Corini ha ammesso che la squadra avrebbe dovuto dare di più dopo un primo tempo che il tecnico ha definito importante. Nel secondo tempo, ha detto l'allenatore, stavamo facendo quel che dovevamo, ci abbiamo provato con Brunori, ma alla fine è venuto fuori un pareggio. In Serie C ancora una conferma che a Catania il vento sia davvero cambiato. La squadra, adesso allenata da Cristiano Lucarelli, ha centrato il successo con un altro gol nei minuti conclusivi. Match winner sul campo del Giuliano è stato il bomber di Carmine, che ha spedito in rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Successo d'oro per gli Etnei proprio contro una squadra, quella di Bertotto, in gran forma. Chi non è più in gran forma da oltre un mese è invece il Messina, che nell'anticipo della 15ª giornata ha incassato un'altra sconfitta, la quinta di fila in campionato. Al Franco Scoglio la capolista Juve Stabia si è imposta per 1-0, peggiorando quella che è la crisi che stanno affrontando i giallorossi di Modica. Il gol decisivo, quello di Bellic, alla mezz'ora del primo tempo. E adesso ascoltiamo l'allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, nella conferenza stampa post partita. Questa squadra aveva bisogno di autostima, aveva bisogno di ritrovare dei risultati, e in questo senso queste prime due partite sono andate come auspicavo. Oggi in particolare la partita è stata molto tosta, perché devo fare complimenti al Giuliano, che ha confermato di essere una squadra ben allenata, che sta in un momento di forma importante e che soprattutto nei primi 20 minuti, partendo fortissima, ci ha creato, pur magari non avendo tantissime occasioni da gol, però ci ha creato un po' di problemi. E noi siamo stati bravi, probabilmente l'abbiamo vinta al primo tempo la partita, tenendo botta, facendo resistenza alla loro pressione, ai loro attacchi, e nel secondo tempo siamo passati a raccogliere un po' i frutti. L'unico un po' rammarico è che tecnicamente, proprio a livello puro, tecnicamente passaggi, cross, assist finali, rifinitura finali, qualche volta anche le conclusioni, mi aspetto qualcosa di più. Ancora sport, la 9ª giornata di campionato di Serie A1 di pallanuoto è stata favorevole per il Telimar, vittorioso a Trieste per il Catania, che con la seconda vittoria consecutiva muove ancora la sua classifica. Ortigia, reduce dalle stanchezze dell'Allen Euro Cup, non va oltre il pareggio nella trasferta di Posillipo. Nella 9ª giornata di campionato di Serie A1 di pallanuoto, il Telimar vince in trasferta a Trieste e supera proprio i Giuliani in classifica, portandosi al 5º posto con 16 punti. I palermitani giocano bene fin dall'inizio del match e gestiscono al meglio le energie nonostante la panchina corta. Giornata particolare per il portiere Egon Juricic, che allo scadere del tempo segna la sua prima rete in carriera in Italia. Questa rete fissa il risultato finale sul 12-15. Coach Baldinetti, al termine della partita, analizza così: tre punti importantissimi in un campo difficilissimo contro una squadra super attrezzata. Abbiamo dominato la partita dall'inizio alla fine, mettendoli in grande difficoltà su uomo in più, uomo in meno e a uomini pari. La situazione si è un po' complicata nel terzo tempo con i tre falli di Hooper e Lodico, ma anche con altri giocatori che erano gravati da due falli. I ragazzi però sono stati fantastici, Egon Juricic in particolare superlativo. Battuta d'arresto per Ortigia, che a Posillipo non va oltre al pareggio per 10-10. L'inizio della partita sembra un incubo per gli uomini di Piccardo, che vanno subito sotto di 4 reti. I biancoverdi però reagiscono e arrivano addirittura a sorpassare i campani nell'ultima frazione, ma la stanchezza degli ultimi impegni ravvicinati non permette agli eretusei di chiudere il match e Posillipo riesce così a segnare la rete del definitivo pareggio. A fine gara, coach Stefano Piccardo ha dichiarato: «Nel primo tempo abbiamo pagato la partita di giovedì. Abbiamo rincorso a lungo e siamo riusciti a rimettere il match sui binari giusti, ma poi abbiamo sbagliato 5 gol facilissimi. Abbiamo commesso tanti errori nelle letture e nel tiro quando avevamo costruito bene l'azione. Negli ultimi due tempi però abbiamo subito solo 2 gol. Peccato, perché potevamo rientrare in partita prima. Se avessimo pareggiato già nel terzo parziale, saremmo stati nuovamente dentro e avremmo avuto più tempo per logorarvi. Troppi errori oggi, se vogliamo anche di stanchezza, ma sono comunque tanti.
Vittoria in trasferta per la Nuoto Catania, che muove ancora la classifica portandosi a 9 punti, che vuol dire 11° posto in solitaria. Gli etnei tornano da Camogli con un buon 6-10 e con tanta voglia di allungare questa striscia di risultati positivi. Il tecnico Giuseppe Dato al termine del match dichiara: diamo continuità alla prova di sabato scorso con una vittoria importantissima. Partita troppo nervosa per essere giudicata da un punto di vista tecnico e tattico. Va dato merito ai ragazzi di essere stati lucidi e determinati, così come avevo chiesto loro prima dell'incontro, e di aver fatto un altro passo in avanti rispetto alla crescita di un gruppo che ha ancora ampi margini di miglioramento. Settima giornata del campionato Credem Banca di pallavolo, ancora una sconfitta per la Farmitalia Saturna contro i campioni d'Italia dell'Itas Trentino. Vediamo. La Farmitalia Saturnia nella settima giornata del campionato Credem Banca 2023-24 perde in casa di Itas Trentino per 3-0, 25-15, 25-17, 25-18, uno dei match più difficili che c'erano sulla strada dei bianco-blu, che a parte la prima fase del primo set giocata punto a punto sono stati sempre indietro e hanno subito gli attacchi di una squadra che non ha ceduto il passo nemmeno una volta. La ricezione bianco-blu per tutti e tre i set soffre, ad eccezione della fase finale del terzo set, e gli schiacciatori non riescono a passare attraverso il muro. Entrambe le formazioni hanno fatto il loro ingresso in campo con il baffo rosso sul viso e invece del classico minuto di silenzio all'interno dell'arena di Trento è stato un minuto di chiasso, come organizzato di concerto dalla Federazione Italiana Pallavolo, dalla Lega Pallavolo Serie A femminile e dalla Lega Pallavolo Serie A maschile, che hanno così aderito alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne indetta dall'ONU. E con lo sport si conclude questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di ascolto.